Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Red Simon e sono il creatore del canale della produzione Devil. E oggi, dopo tanto tempo che non pubblico più video, ho deciso di riprendere a pubblicare video dopo l'inizio del 2020, quindi auguro a tutti un buon anno. E non inizierò con la recensione di It capitolo 2 come vi avevo promesso, perché l'ho registrata ma ho visto che era brutta, non mi piaceva, e quando una cosa non mi convince io piuttosto non pubblico e la rifaccio da capo. Però mi serve di riguardare più attentamente il film e quindi l'ho lasciato un attimo da parte per adesso fare questa mia classifica personale di tutti i Batman. Questo perché? Perché ovviamente per fare la recensione di Joker mi sono dovuto vedere un po' di Batman, e visto uno dai guardiamo il secondo, visto il secondo dai guardiamo il terzo, visto il terzo il quarto, poi guarda quella di Nolan, poi guarda di qui, poi guarda di là, alla fine li ho visti tutti. Poi tra l'altro anche tutti i Blu-ray, me ne manca qualcuno, sì, ma veramente pochi. E quindi adesso vi lascio la recensione, ma prima vi ricordo di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al mio canale Instagram e al mio canale Telegram. Si chiamano entrambi Produzione Devil, quindi non dovreste sbagliare. Quindi adesso vi lascio la vera e propria recensione. Scaletta pronta, non ve la faccio vedere perché voglio che avete un po' di suspense. E all'ultimo posto, al nono posto, abbiamo, sì, è scontatissimo, questo bellissimo film intitolato Batman e Robin. Non ho parole per descrivere questo film. George Clooney nella parte di Batman, George Clooney è sicuramente un grande attore, però nella parte di Batman secondo me è stato perfino ridicolo, ecco. Schwarzenegger più ridicolo ancora, perché così vestito da Mr. Freeze, ma sinceramente non mi ha fatto impazzire. Uma Thurman vestita tutta verde, che non mi ricordo neanche più come si chiama il personaggio, talmente mi è rimasto impresso. Film davvero secondo me da cancellare, tanto brutto che Joel Schumacher, il regista del film, ha detto apertamente che il film per lui era una cavolata, quando di solito per il regista, almeno per il regista, dovrebbe essere bello il lavoro che fa. Quindi per questo lo metto in ultima posizione. Quindi nona posizione abbiamo Batman e Robin. Qui la scaletta ovviamente, e niente, non ho nient'altro da dirvi di questo film se non bruciatelo se avete DVD in casa. Ecco. Io ho premiato la serie TV di Batman e non l'ho messa in ultima posizione, l'ho messa in penultima posizione subito dopo Batman e Robin. Perché? Adesso vi spiego io il perché. Perché la serie TV, per quanto ridicola sia, è nata per essere un programma per ragazzi, per bambini, e quindi è nata per far ridere. Non è nata per un pubblico adulto e quindi secondo me merita. E comunque per gli anni 60 è una serie TV che ha fatto molto successo. Quindi premio Adam West, premio Cesar Romero che ha fatto Joker, che era comunque molto divertente nello stile ovviamente di questa serie TV. E niente, la metto al penultimo posto e non all'ultimo posto, perché secondo me comunque ci sta. E per essere una serie TV che deve far ridere, fatta apposta per far ridere, c'entra in pieno l'obiettivo. Ecco, non ho preso il Blu-ray o il DVD perché veramente costa l'ira di Dio, e per quella serie TV lì piuttosto mi vedo qualche puntata su internet e sono già a posto, perché dopo 5 puntate sei già stufo perché sono praticamente tutte uguali. Io l'ho vista appunto per la recensione di Joker. Penultima posizione, serie TV di Batman anni 60. In settima posizione, sì, vabbè, scontatissimo, abbiamo quest'altro capolavoro proprio, capolavoro. E anche questo è abbastanza da dimenticare. Batman Forever. Allora, tutti dicono che Val Kilmer non è stato bravo di qua e di là. Vabbè, secondo me come Batman anche, ci può anche stare, ecco. Come Batman non è fatto malissimo, ecco. Però per il resto il film è veramente da dimenticare, per quanto Jim Carrey sia stato bravo a interpretare la parte di l'enigmista.
secondo me questo film non ha niente a che fare con i prossimi che vi elencherò. Ecco, l'unica cosa che si salva di questi due film di Schumacher, secondo me, è l'attore che fa Alfred, che è comunque lo stesso in tutti e quattro i film, anche in quelli di Burton. È sempre lui, e adesso non dico il nome perché sicuramente sbaglierò la pronuncia, ma per farvi capire chi è anche quello che ha interpretato Arthur Holwood nel primo Dracula degli anni 50 della Hammer, quindi il primo della Hammer, regia Terence Fisher, 1958, e lui interpretava da giovane Arthur Holwood, e qui interpreta appunto Alfred, perché adesso è invecchiato, però si può benissimo riconoscere che è lo stesso attore. Quindi tutto sommato i due film diretti da Schumacher sono abbastanza ridicoli, talmente ridicoli che sia di questo sia di questo non sono riuscito a vedere la fine. Quindi abbiamo al settimo posto Batman Forever. Quindi abbiamo Batman e Robin, la serie TV di Batman e Batman Forever. Adesso, molti di voi non saranno d'accordo con me. Però io rispetto sempre e voi dovete rispettare me, ecco, diciamo così. Allora, secondo me al sesto posto va Batman vs Superman, per quanto Ben Affleck non sia stato male a interpretare il personaggio. Secondo me è un film che ha utilizzato troppo la grafica computerizzata. Tutto il film è fatto di grafica computerizzata, cioè se tu vedi tutti gli effetti speciali di quel film lì, tutti di grafica computerizzata, e lo spettatore lo percepisce questa cosa, che è tutto fatto a computer. Potevano benissimo evitare di fare molte scene che sono catastrofiche con delle scene un po' meno catastrofiche, ma che si riuscivano a registrare dal vivo, come fa Nolan ad esempio. Diciamo che Batman vs Superman secondo me va soltanto al sesto posto, perché non mi ha entusiasmato tanto, diciamo. E niente, Ben Affleck è stato bravo a interpretare il personaggio, però secondo me il personaggio di Superman era un po' migliore, diciamo. Il personaggio di Superman secondo me era esaltato meglio del personaggio di Batman nel film Batman vs Superman. E con Batman vs Superman intendo anche tutti gli altri Batman interpretati quindi da Ben Affleck, ok? E quindi il DC Extended Universe. Quindi diciamo che Batman vs Superman lo metto in sesta posizione. Classifica personale, ovviamente. Quinta posto, e anche qui molti mi andranno contro, ma io metto Batman il ritorno, che secondo me è un film comunque fatto bene. Lo metto soltanto al quinto posto, soltanto perché gli altri mi sono piaciuti di più. Allora, Batman il ritorno è un film fatto benissimo. L'ambientazione è secondo me perfetta. Gotham è raffigurata perfettamente in stile gotico, in stile di Tim Burton. Anche il personaggio del pinguino è interpretato bene. E tutto sommato anche Catwoman, interpretata da Michelle Pfeiffer, è secondo me un personaggio ben riuscito. E quindi non ho nient'altro da dire su questo film, secondo me comunque è un film che ci sta. Qui abbiamo Michael Keaton a interpretare il ruolo di Batman. E niente, questo film secondo me comunque è fatto bene. È un film ovviamente fatto da Burton, così, quindi è sicuramente è fatto benissimo anche tecnicamente. Però i prossimi secondo me sono ancora più belli. Poi è classifica personale, ovviamente, ognuno se la pensa come vuole. Quindi abbiamo Batman il ritorno, lo metto al quinto posto. Nient'altro da dire su questo film, che secondo me è comunque fatto molto bene. Al quarto posto abbiamo Il Cavaliere Oscuro, il ritorno. Ovviamente rispetto ai primi due capitoli della trilogia di Nolan questo è inferiore, però dal punto di vista tecnico è sicuramente un film bellissimo, tecnicamente è girato benissimo. Io sono rimasto stupito perché ho visto i contenuti extra l'altro giorno di questa pellicola. E Nolan è matto veramente. Ecco, se avete visto il film sapete che il film si apre con questa sequenza su un aereo. E a un certo punto l'aereo viene distrutto, tu vedi questo aereo che
che si distrugge tutto. Ecco, la cosa che mi ha fatto impressione è che molte riprese sono state fatte veramente sull'aereo in volo. Quando si vedono le persone sulle ali dell'aereo, ecco, le persone erano veramente sulle ali dell'aereo. Quando si vedono le persone che si lanciano dall'aereo con le corde, non è green screen, erano veramente sull'aereo e si stavano veramente lanciando. Il cattivo, secondo me, è la cosa che non è valorizzata tanto in questo film. Il cattivo poteva essere valorizzato meglio. Il personaggio di Ben, che sicuramente è migliore di Ben che si vede in Batman e Robin, poteva essere esaltato un po' meglio. Comunque, tutto sommato, un film bellissimo e conclude perfettamente, secondo me, la trilogia di Nolan, che è una trilogia, a mio parere, molto bella. Allora, un film quindi bellissimo, fatto secondo me molto ma molto bene. Molto soddisfatto di questo film, soprattutto il finale mi è veramente piaciuto, ti fa venire la pelle d'oca, le musiche ovviamente perfette, fatte da Hans Zimmer. Secondo me migliore di Batman il ritorno, ovviamente, di Tim Burton. Al quarto posto Il Cavaliere Oscuro il ritorno. Metto al terzo posto Batman Begins, ancora di Nolan, il primo capitolo della trilogia di Nolan. Non ho niente da dire, fatto veramente benissimo. L'unica cosa che ha di differenza degli altri due capitoli è che non è stato girato con la tecnologia IMAX, che invece è veramente presente negli altri capitoli, e Nolan è un maestro di questa tecnologia. È veramente difficile girare un film con questa tecnologia IMAX, perché hai tutto con una definizione molto più alta e quindi è molto più difficile registrare, anche perché le videocamere sono veramente, veramente giganti e veramente, veramente costose, ecco. E secondo me questo film è anche bello, è anche originale, perché è l'unico film che racconta veramente bene le origini di questo iconico personaggio che vediamo sempre ormai già formato. Cioè, anche se vediamo Batman dell'89, anche in quel film lì non si vede il processo, come fa Bruce Wayne a diventare Batman, cosa che vediamo benissimo invece nel film Batman Begins. Abbiamo sempre Hans Zimmer a comporre le musiche, quindi è una garanzia, le musiche sono ben fatte, riprese ovviamente anche nel secondo e nel terzo capitolo. Quindi al terzo posto abbiamo Batman Begins, un film secondo me ben fatto e veramente bello. Voglio farvi appunto venire l'ansia, perché ho lasciato all'ultimo posto il duello fra Batman dell'89 e Il Cavaliere Oscuro di Nolan. È una decisione molto difficile, ma per me non tanto, perché io ho un'idea abbastanza chiara su chi mettere al primo posto, ecco. Allora, ci sono quelli che sono fan di Burton, ci sono quelli che sono fan di Christopher Nolan. Allora, Burton tiene di più a uno stile fumettistico. Vedi il Batman di Michael Keaton, è veramente fumettistico. Il Joker di Tim Burton è veramente fumettistico. Jack Nicholson ha fatto la parte veramente bene, ma è molto fumettistico. E il film è avvolto da una Gotham che secondo me è veramente fatta bene, è veramente gotica, cosa che però verrà ripresa ancora meglio secondo me nel secondo Batman. Quindi una Gotham molto molto surreale, come è surreale d'altronde il personaggio di Batman. Mentre dall'altra parte abbiamo un film più improntato sulla realtà, con un'interpretazione secondo me bellissima di Heath Ledger nei panni di Joker, che però è un pazzo scatenato, è veramente, è puntato all'anarchia, si vede proprio la pazzia di questo Joker, la crudeltà di questo Joker che non si è mai vista sul grande schermo. Abbiamo Bale, che è secondo me uno dei Batman migliori, adesso vedremo fra i due quale mi piace di più. È bellissimo questo film anche perché è il primo che ha utilizzato la tecnologia IMAX, e durante il film Batman cambia anche l'armatura, si vede proprio un passaggio fra l'armatura classica e l'armatura modernizzata di Nolan. Ecco, molti dicono Batman è un personaggio surreale che non potrebbe mai esistere nel mondo d'oggi, e quindi è bene metterlo in un ambiente surreale come fa Tim Burton. Molti dicono invece che Nolan è stato bravissimo perché
ha praticamente messo il personaggio in un ambiente reale, ti fa credere che questo personaggio possa esistere in un contesto reale. Quindi, secondo me, il migliore fra i due è... Sì, vabbè, è ovvio, il Cavaliere Oscuro. Secondo me è migliore questo. Anche Joker, secondo me, è il migliore che abbiamo mai avuto sul grande schermo, con tutto rispetto per il Joker di Phoenix, ma se proprio dovessi sceglierne uno, sceglierei sicuramente il Joker di Heath Ledger, perché secondo me ha dato anima al personaggio. E visto che tutti fanno finire il Joker di Phoenix e il Joker di Ledger in parità, io do la mia preferenza al Joker di Ledger. Quindi Nolan è veramente bravissimo. Tutto quello che può fare realmente lo fa realmente, soprattutto in questo film. Vediamo un'esplosione in questo film, l'esplosione di un ospedale, dell'ospedale di Gotham, il Gotham General. Ecco, lui ha preso un edificio e l'ha fatto esplodere davvero. Una cosa che soprattutto con le telecamere IMAX è un dettaglio che fa la differenza, perché le videocamere IMAX, riprendendo così tanti dettagli, molte volte fanno sì che si possa vedere la differenza fra quello che viene realizzato in post-produzione, quindi quello che è computer, e quello che è invece fatto realmente. E ovviamente una cosa fatta realmente ha molti più dettagli e può essere ripresa con una videocamera IMAX proprio sul posto, senza tanti interventi in post-produzione, e quindi sicuramente ha una qualità molto più alta. La scena memorabile del trucchetto della matita è bellissima, secondo me. È una scena fatta benissimo, e pensate che lo stuntman ha dovuto fare questa scena a velocità reale. Immaginatevi questo stuntman che era lì, che vedeva Heath Ledger recitare e sapeva che era lui la persona che veniva scaraventata sopra questa matita a velocità reale. E se voi vedete la scena a rallentatore, c'è un piccolo attimo in cui non si vede la testa di questo stuntman, e è proprio in quell'attimo lì che lo stuntman ha dovuto levare la matita con la mano. E questa è una cosa veramente difficilissima, perché questo stuntman si è ritrovato a essere catapultato sul tavolo, così come se niente fosse, a sbattere la testa su un tavolo che fra l'altro era fatto proprio di legno, perché Nolan lo voleva di legno. Quindi questo qua, oltre a essersi fatto male alla testa, ha anche rischiato, perché se per caso non prendeva la matita, non so cosa sarebbe successo. Ecco, io dico soltanto questo. E quindi tutti questi dettagli per me rendono Il Cavaliere Oscuro di Nolan il miglior film in assoluto per adesso di Batman. Per questa recensione era tutto, speriamo che il prossimo video sia finalmente la recensione di It capitolo 2. Arrivederci a un prossimo video.